Sono il dottor Carlo Giovanni Fornito, infermiere laureato, ex dipendente della Croce Rossa Italiana, Corpo Militare. Per 27 anni ho svolto servizio presso questo ente col grado di maresciallo capo infermiere in missioni di soccorso umanitario, in teatri operativi italiani ed esteri come soccorritore e come infermiere. In data 1 settembre 2016 sono stato posto in mobilità obbligatoria. La funzione pubblica ha gestito la mia mobilità da ente Croce Rossa presso altro ente, in questo caso è stato il Ministero di Grazia e Giustizia, Tribunale di Catania, con le mansioni di cancelliere. Tutto ciò in aperta violazione del decreto legge 14 settembre 2015, articolo 7, comma D. In questo decreto legge, in questo articolo 7, comma D, viene espressamente specificato che il personale proveniente dall'Aevasta deve essere rispettata la propria funzionalità e il proprio inquadramento dell'ente di provenienza, visto che è stata una mobilità obbligatoria. Tutto ciò nel mio caso non è avvenuto, visto che io come infermiere sono stato mandato a svolgere la mansione di cancelliere. Altra problematica che mi affligge in maniera particolare è conoscere che fine abbia fatto il mio trattamento di fine servizio, che l'ente Croce Rossa italiano doveva versare all'ente previdenziale di appartenenza, che a tutt'oggi, come già denunciato da altri colleghi, non è avvenuto. Tutto ciò mi arreca una certa incertezza per il mio futuro, per me e per la mia famiglia. Grazie.